Buonasera, sono Mario Gentile. Ho convocato questa conferenza stampa nel Palazzo Comunale di Staletti proprio per spiegare e chiarire alcuni punti relativi al sequestro delle stazioni di sollevamento Paese Centro. Se diamo un'occhiata anche ai video che sono precedenti al mio insediamento, si può ben vedere come le stazioni oggetto dell'attuale sequestro, ma anche quelle giù a mare, erano prive di manutenzione ordinaria. Siamo arrivati anche a questo punto per cui ci servono tanti soldini per poter sistemare tutte le stazioni, anche perché negli anni precedenti è mancata la manutenzione ordinaria, quindi lo ripeto perché è un punto importante. Ma fin da subito noi ci siamo attivati per sistemare le stazioni di sollevamento del Paese Borgo e delle frazioni e delle zone a mare. Fin da subito abbiamo iniziato anche a ragionare intorno al finanziamento di 160.000 euro per sistemare il depuratore e le stazioni Lamia e Blu 70, anche perché appena insediati c'è stato diciamo subito l'allerta perché alcune chiazze erano evidenti in mare e siamo stati sollecitati dalla regione a mettere subito mano e fortunatamente abbiamo avuto un canale preferenziale con un grande supporto da parte della regione e del Dipartimento soprattutto di Tutela Ambiente e Territorio. Abbiamo naturalmente portato avanti una ricognizione generale dello stato di salute del sistema fognario, anche perché da come abbiamo denunciato in campagna elettorale la manutenzione era quella di pronta emergenza con gli autospurgo, quindi un sistema fognario che si basava sulla emergenza continua e quotidiana. Purtroppo sono state decine e decine di migliaia di euro spesi con la disostruzione e quindi con gli autospurgo. Quindi questo è un motivo per cui fin da subito noi ci siamo preoccupati a fare una ricognizione generale su tutto il territorio e su tutte le stazioni di sollevamento e già il 27 di giugno del 2023 l'ingegnere Silvia Costa insieme ad altri supporti dell'ufficio tecnico hanno fatto dei sopralluoghi su tutte le stazioni evidenziando quanto segue, chiedendo già alla regione un finanziamento di 230.604. E ad un certo punto l'ingegnere Costa scrive: da un sopralluogo esperito in situ si sono riscontrate diverse criticità in alcuni sollevamenti. In alcuni sollevamenti le pompe sono completamente mancanti, Gioia Russo e Ferria, in altri le pompe sono vetuste e malfunzionanti. Quindi appena insediati noi abbiamo dovuto constatare, ma lo sapevamo già perché sono cose che abbiamo denunciato in campagna elettorale, che molte stazioni di sollevamento, soprattutto quelle del Borgo che ora sono oggetto di sequestro, erano malfunzionanti o addirittura prive di pompe. Un elemento calzante che può far riflettere anche sullo stato di salute delle stazioni di sollevamento è anche relativo ai consumi elettrici, quindi ai quadri elettrici che in alcuni casi erano mancanti e naturalmente si vede come dall'anno 2019 fino 18-19 fino all'anno 2023, come riepilogo delle stazioni di sollevamento, località Combo, località Cimitero, località Cannata, località Vardaro, località Gagliardini, località 106 e località Ferria, passiamo anno 2019 un riepilogo delle fatture pagate di corrente elettrica, quindi vuol dire che se c'è corrente elettrica vuol dire che le pompe funzionano. 14.323,17 anno 2019. Anno 2020, riepilogo generale sempre delle stesse stazioni, località Combo, Cimitero, Cannata, Vardaro, Gagliardini 106 e località Ferria.
13.800,44 euro. Anno 2021, sempre le stesse stazioni di sollevamento, passiamo ad un consumo di 11.029,32. Anno 2022 si vede un totale abbattimento dei consumi, passiamo a 7.742,28. Anno 2023 siamo all'abbattimento totale, quindi quasi il consumo diciamo della quota fissa, siamo a 4.619,35. Quindi da una ricognizione che abbiamo fatto allora e oggi, documentabile tramite le fatture che già abbiamo consegnato alla Guardia Costiera affinché potesse inoltrarle alla Procura della Repubblica, perché essendoci anche un procedimento in corso è giusto che la Procura sappia, la Guardia Costiera, di, diciamo, dello stato dell'arte. C'è stata, dicevo, questa prima relazione dell'ingegnere Costa del 27 giugno 2023, quindi un mese dopo il nostro insediamento, e si chiede alla Regione, proprio in virtù delle criticità, delle forti criticità e del malfunzionamento delle stazioni di sollevamento, in particolare del Paese Centro, quelle che ora sono oggetto di sequestro, una richiesta di finanziamento di 230.604 euro. Una successiva relazione dell'ingegnere Katia Trebian del 18 marzo 2024, una ricognizione molto più approfondita ed accurata, che chiede, riconoscendo sempre lo stato di malfunzionamento delle stazioni prese in oggetto, di 279.000 euro. 279.000 euro circa. Perché dico questo? Perché noi abbiamo subito investito l'ufficio tecnico della problematica. Noi dovevamo in qualche modo mettere una diciamo una pezza giustificativa a questo malfunzionamento affinché la rete fognaria potesse essere efficientata. La Regione Calabria, dopo il primo intervento che noi abbiamo fatto sul depuratore e sulle due stazioni a mare, facendo un sopralluogo ed un'attenta verifica, si è resa conto della nostra buona gestione e, a fronte delle due relazioni dell'ufficio tecnico, ci ha subito concesso un finanziamento con nota, prendo subito, con nota delibera della Giunta regionale, Presidente della Regione Roberto Occhiuto, la delibera Giunta regionale numero 210 del 3 maggio 2024 concede al Comune di Staletti una delle, diciamo, delle quote di finanziamento di contributi per la sistemazione di tali stazioni di sollevamento di 160.000 euro. Forse una delle cifre più alte, perché fortunatamente la Regione ha concesso al Comune di Staletti un canale anche preferenziale, proprio per la criticità della situazione che si evidenziava. Questo finanziamento è stato già appaltato in data di ieri, quindi già al 10 di giugno questo finanziamento, perché i tempi sono contingentati, al 10 di giugno noi avevamo già deliberato un'anticipazione, è stato già appaltato il lavoro, c'è una ditta specializzata che entro il 10 luglio dovrà assolutamente completare i lavori e dovranno essere collaudati sempre entro il 10 luglio del corrente anno. Quindi era solo per una chiarezza di fondo affinché si potesse capire che l'azione dell'amministrazione è stata fin da subito celere, puntuale e molto attenta sulla problematica. Probabilmente rispetto alle due relazioni dell'ufficio tecnico, soprattutto alla prima del mese di giugno, mi è mancato un passaggio, ma probabilmente lo annovero nella mia sempre puntuale bontà
la voglio definire la bontà francescana, probabilmente avrei dovuto fare un passaggio presso la Procura della Repubblica e denunciare fin da subito il fatto, perché si evidenziava in maniera molto chiara che l'inerzia sulla gestione delle stazioni di sollevamento della passata amministrazione era totale. Quindi oltre al danno la beffa, il fatto che mi si è sporta denuncia proprio sulla loro inerzia, quindi è un paradosso che adesso saneremo di fronte all'autorità giudiziaria, con la quale c'è una proficua interlocuzione, e quindi dimostreremo in qualunque forma il nostro impegno, la nostra buona volontà, ma anche chi è stato a condizionare lo stato dell'arte. Sindaco, io una domanda vorrei porre. Lei ha parlato che il 27 giugno 2023 l'ingegnere Costa era all'ufficio tecnico e ha fatto questo sopralluogo con una richiesta di 230.000 euro, quindi è stata già inviata alla regione questa richiesta il 27 giugno. Quindi la mia domanda è: se è stata inviata questa richiesta, quindi la regione era a conoscenza di questa situazione, come mai poi c'è stato questo sopralluogo della Guardia Costiera e poi è arrivato anche questo risultato dell'analisi? Cioè, che cosa è mancato? Una comunicazione dalla regione al comune? Credo sia il sopralluogo della Guardia Costiera, la verifica sia dovuta ad una denuncia, ufficiosamente sappiamo, della minoranza. Sì, la mia domanda non era questa, la mia domanda era più tecnica, nel senso, se lei e l'ufficio tecnico ha fatto questa comunicazione, da un punto di vista di responsabilità, l'amministrazione pro tempore che si era insediata nella persona del sindaco Mario Gentile non aveva delle responsabilità, perché se l'ingegnere Costa aveva accertato che c'era questa situazione, vuol dire che c'era qualcosa di pregresso che non era stato segnalato dall'ufficio tecnico. Quindi la mia domanda è questa: nel momento che c'è stata questa relazione, questa richiesta di finanziamento da parte dell'ingegnere Costa, che poi credo che è stata avallata dalla sua firma, mandata alla regione Calabria, mi chiedo perché poi la Guardia Costiera fa questo sopralluogo e quindi c'è anche questa segnalazione all'autorità giudiziaria. A questa domanda non saprei rispondere, perché probabilmente non so se c'è una interlocuzione tra la regione, probabilmente non si era a conoscenza, quindi immagino che sia dovuto a questo. La regione Calabria, sindaco, da quello che lei dice, ha inviato questi finanziamenti di 162.000 euro maggio 2023, quando ricordo che all'epoca c'è stata una piccola perdita al depuratore che era già oggetto di sequestro, e ha mandato questo finanziamento. Nel corso del 2024 lei parla di un ulteriore finanziamento della giunta regionale presieduta dal presidente Roberto Occhiuto, di un finanziamento di 160.000 euro, con il vincolo che entro il 10 luglio le opere devono essere finite e collaudate. Quindi mi pare di capire, sindaco, che con questi finanziamenti dell'anno scorso, che dovevano essere tolti i fanghi al depuratore e le pompe di sollevamento, si andrà a risolvere definitivamente il problema delle pompe di sollevamento, quindi con l'allaccio al quadro elettrico? Assolutamente sì, il depuratore è stato efficientato grazie a quel contributo da parte della Regione Calabria, le stazioni di sollevamento a mare sono state efficientate, un altro intervento importante è stato già appaltato di 450.000 euro e con questo di 160.000 euro che completeremo entro il 10 luglio, che il sistema fognario avrà una sua piena efficienza. E naturalmente subito dopo, per evitare di incorrere nello stesso problema fra qualche mese, fra qualche anno, siamo intenzionati ad affidare la gestione, la manutenzione di tutto l'impianto di depurazione e di stazione di sollevamento ad una ditta specializzata, affinché se ne possa occupare in maniera puntuale e tempestiva. Sindaco, una domanda. Se l'ingegnere Costa il 27 giugno 2023 fa un sopralluogo e accerta che le pompe non funzionavano, addirittura non erano allacciate al quadro elettrico,
Esiste una documentazione prima del 27 giugno 2023 dello stato dell'arte delle pompe di sollevamento sul territorio comunale? E dalle nostre indagini credo di no, perché a parte il finanziamento ottenuto dopo il sequestro del depuratore, quindi parliamo dell'anno 2022, il sequestro del depuratore era capo ufficio tecnico l'architetto Pileci, è stato concesso un contributo per sistemare il depuratore, ma altri contributi o richieste di contributi non sono mai state chieste. Quindi le pompe di sollevamento non funzionavano? Sì. Non funzionavano. Almeno negli ultimi anni c'è stato un completo abbandono e credo che i video che abbiamo proiettato in campagna elettorale, ma che erano evidenti a tutti, ne sono degna prova. Si parla dello sversamento di parte dei liquami in mare, quando mi sembra nel suo intervento c'era parte dei liquami sono arrivati fino al mare, e soprattutto le pompe di sollevamento che invece stanno al centro, giusto? Sì. Verso la collina. Sì. Come mai c'è questa cosa? Che gli altri sono efficienti e quindi dobbiamo preoccuparci, invece da preoccuparci per tutto. No, ci dobbiamo preoccupare per tutte le stazioni di sollevamento, sia quelle del paese centro che quelle della zona a mare. Quelle, diciamo, le stazioni a mare, Caminia, buona parte adesso sono efficientate, perché c'è proprio addirittura d'arrivo un altro importante intervento che sistemerà definitivamente tutta la zona a mare, soprattutto Caminia Blanca Cruz, che in passato più che essere sistemata è stata oggetto di continui viaggi da parte degli autospurgo, con decine e decine di migliaia di euro versati dalla collettività, dalla comunità cittadina verso una ditta privata. Il dislivello fra le pompe di sollevamento e il depuratore, qual è la... Questo probabilmente potrebbe rispondere. Di fatto la rete fognaria comunale ha una sua impostazione. La fognatura scende verso le sezioni di sollevamento, che sono poste una quota molto più bassa rispetto alle abitazioni, e poi da lì i reflui vengono pompati al depuratore. Il depuratore è a Copanello, località Coscia, diciamo. Siamo intorno ai 10-15 metri di dislivello, siamo proprio a mare. Tutto quello che c'è sul territorio comunale dovrebbe confluire là, almeno una parte, poi diciamo un'altra parte va al depuratore consortile di Montepaone, noi una parte di abitazione va a sversare sul consortile lì a Montepaone. Quindi di fatto il problema principale è stato pure il depuratore stesso, era primaria la manutenzione, no, non per quello, il depuratore di Copanello non ha problemi di dimensionamento, è che pure quello era stato abbandonato, pure quello nel tempo non ha avuto manutenzione, non è stato gestito bene e di fatto è stato sequestrato pure per quel motivo. Quindi anche lì avere un arrivo di tutti i reflui in un depuratore che non funzionava, insomma, avrebbe potuto creare o comunque crea problemi. Oggi effettivamente la situazione è abbastanza tranquilla, efficiente, il discorso è quello, la gestione non può essere fatta dal comune, dagli operai, non abbiamo operai specializzati che possono gestire questo impianto. Quindi di fatto la notizia vera è questa qua. Dopo aver avuto questi finanziamenti da parte della Regione e dopo aver efficientato il tutto, deve essere per forza dato in gestione a una ditta specializzata, se no diversamente, a distanza di poco tempo, la situazione ritornerebbe quella attuale. Purtroppo la fognatura del comune di Saletti è mista, le acque bianche vanno a finire nelle acque nere e nei periodi di pioggia i sollevamenti pagano pegno, nel senso che lì dentro arriva di tutto, la sabbia, oggetti vari, e quindi essendo le pompe opere elettromeccaniche hanno il rischio che possono rompersi oppure consumarsi per via della sabbia o quant'altro. Quindi,
La soluzione è avere appunto una ditta specializzata che va a controllare periodicamente e va a fare la manutenzione ordinaria sostituendo piccole parti delle pompe anziché arrivare al risultato di sostituirla interamente, perché effettivamente quella proprio arriva all'usura totale. Ecco, quindi è bene pagare la gestione, ma avere così da garantire una vita più lunga delle apparecchiature elettromeccaniche, questo è il concetto. Sindaco, quindi lei ha detto che ha ricevuto questa comunicazione dalla Guardia Costiera, si parla anche di una multa che va da un minimo a un massimo, si parla di 600.000 euro. Sotto questo punto di vista voi impugnerete questa ammenda e soprattutto come vi volete muovere nei prossimi giorni alla luce di queste dichiarazioni? Allora, noi abbiamo 30 giorni di tempo, stiamo già producendo una memoria ampia, dettagliata, difensiva, che porteremo all'autorità regionale affinché la possa vagliare, ma dirò di più, noi abbiamo già un'interlocuzione sia con il procuratore, con la Capitaneria di Porto, ma anche con l'autorità giudiziaria in genere, per motivare in maniera dettagliata e puntuale il nostro punto di vista, il nostro impegno maturato nel corso di questo anno, proprio per dare prova di ciò che vogliamo che sia la rete fognaria di Staletti, ma soprattutto il nostro paesaggio, altrimenti un territorio inquinato non fa bene a nessuno, né a noi che ci viviamo, né al turista che viene a godere delle bellezze naturalistiche.